Salve gente, buon carnevale. Prima o poi qualcuno mi regalerà una lampada a portar via. Visto che ogni volta c'è questo problema che si lamentano delle luci nel video, non c'è luce. Ecco qua. Sembra Barbara D'Urso. Cioè, tipo, ma lei mi sta dicendo che è morto arrostito in un camion. Luce? Allora, mettiamola così, non ho idea. Così. Mi sento veramente Barbara D'Urso. Ecco. Bam, prima o poi mi prenderà a fuoco camera. Allora, sì, c'è un sistema che ho fatto là dietro che non potete immaginare. Buon carnevale, sono andata a Napoli. Il mio carnevale, diciamo, quest'anno è molto appezzotteato, diciamo, molto scrauso. L'anno scorso sono andata un po' a ballare con gli amici. Mi ricordo, cioè, questa cosa è divertente, che l'anno scorso, che non avevo mai tempo per niente, che dovevo studiare, avevo gli esami, e sono andata a ballare, che avevo un esame tipo 2 giorni dopo, presi pure 30, boh. E quest'anno che non ho un cazzo da fare, non sono riuscita a fare niente, ma mai dire mai e mai dire niente, insomma, perché sono andata lo stesso con una mia amica, sono andata a farmi giro per Napoli convinta che ci fosse gente travestita, e invece sono solamente bambini travestiti. Questo è il mio costumino di stasera. Lasciamo stare che avevo i capelli sciolti, non così, ero un po' più truccata, avevo un topolino sotto l'occhio. Mi sono messa questo coso che non mi viene. Questa maglia a maniche lunghe di pizzo con questo spolverino sopra perché sentivo freddo, il giubinetto e la gonna a campana, queste qui, con le calzine nuove. Se vuole vedere le calze, sono fighe, cioè è come avere tipo fiocchettini e lo stivaletto. Insomma, queste gonne mi fanno sbagliare. Allora, e niente, siamo andate un po' girando. Devo dire la verità, sono rimasta male a merda. Sono rimasta male a merda perché dico, io a 25 anni giro ancora come una bambina spastica, in mezzo ai bambini, lasciamo stare la bambina all'isola di 3 anni. 3 anni, vi dico. Mi ha guardato e mi ha fatto, uè, pizzere. Vi dico solo questo. E la cosa che mi ha stupito appunto è come crescono mentalmente i ragazzi e come buttano tutte le cose belle. Cioè, per dire, adesso sono una vecchiarda e ancora mi piace girare così. Cioè, se potessi girare tutti i giorni senza scorno. Infatti, di gente che mi guardava e diceva, ma questa sta fuori. Però è una cosa, io adoro fare questo. E quindi mi è dispiaciuto un sacco vedere che da un lato cioè, i ragazzi hanno perso proprio. Cioè, pare che non c'è spirito di. Cioè, pensano più a fare altre cose. Sembra che siamo andati per Napoli e abbiamo visto che i ragazzini pensavano più a farsi la posteggia, che voglio il carnevale. È come se si fosse perso un po' di infanzia in più. Ah, me l'ho fatta pure le unghie per di Minnie, tipo. Cioè, io sbarrivo queste cose, veramente mi chiedo perché i ragazzi vogliono correre, correre, correre e sembrare più grandi. Cioè, io ho l'esatto effetto contrario. Da quando ero piccola, posso dirvi che ho sempre fatto il contrario. Cioè, anzi, io non devo imparare a scrivere. E dicevo, no, tanto ci saranno le scuole elementari per questo. Cioè, ho sempre detto che volevo vivermi l'età per quella che era, se non di meno di quello che era, perché sì. Perché correre? Che tanto ci sarà una vecchiaia intera per sentirsi vecchi, insomma. Già mi sento vecchio. Vabbè, e niente, quindi per il momento ho festeggiato Carnevale con la mia amica, siamo andati come due babbalè per Napoli, come così, come due frilocche. E niente, poi per il resto non penso faremo qualche altra cosa perché siamo tutti anziani e tristi, anche se facciamo le giovani. Diciamo che, vabbè, il resto sembra lo stesso, per lo più, diciamo, brutte sorprese che ho avuto in campo d'amore. Ma a parte che l'amore è scomparso, nel senso che non si vedono uomini su questo profilo, veramente, cioè non ho uomini. E quindi non, no, gli uomini non esistono. E insomma, niente, prima che vivi di lungo ancora di più, vi passo due pallocchielle. Giusto per la cosa del periodo, sto scoprendo un amore per la tisana al finocchietto. Direte voi, ma quindi? Non lo so.